questo Parlamento europeo per dire sì, votiamo il libero scambio col Marocco, però dovete imporre al Marocco di pagare una giornata di lavoro 40-50 euro, di imporre al Marocco che un quintale di cucina sia di 100 euro, per lavorare alla pari, perché altrimenti che senso ha votare così in modo indiscriminato il libero scambio? Ma il libero scambio con chi? Con chi produce a 4 euro al giorno? Il libero scambio con chi ha un decimo dei costi di produzione dei nostri? E che libero scambio è? Che libero scambio è? Questo vorrebbe dire semplicemente, anzi, fare un'altra cosa, evitare l'emigrazione in Europa. Se vogliamo prenderla tutta la discussione, pagare 40-50 euro, o almeno il corrispondente di 40-50 euro in Marocco, significherebbe evitare che i marocchini vengano in Italia o in Europa. Questo è un discorso che potrebbe essere sano, ma siccome siamo davanti ad una comunità europea e alla globalizzazione scellerata senza regole, perché qui la globalizzazione si è fatta così, si sono aperte le frontiere, poi quanto costa costa non interessa, tanto muoiono le nostre imprese, quelle del mondo occidentale più avanzato che devono fermarsi. Quelle hanno tutto un vantaggio a camminare con noi, è chiaro, perché il pomodoro marocchino o le arance del Marocco ovviamente non hanno i prezzi di produzione dei nostri. E noi come facciamo a combattere con questi? Da qui a 10 anni che cosa ci sarà in questa terra? Il deserto. Ma queste discussioni non si affrontano in questo modo. Si dice soltanto per dire solidarietà ai paesi del Nord Africa, perché anche loro devono vivere, sicuramente. Ma ci vogliono le regole. E se non saranno i dazi, dateci almeno un controbilanciamento di questa cosa. Non può essere solo lo scambio con i trattori che allora fece la Susanna Agnelli. Non è che potevamo mandare sì i trattori in Marocco, ma il problema è che poi quando poniamo le arance in Italia vogliamo sapere se noi dobbiamo combattere con questi prezzi. Noi siamo destinati a morire, amici miei Rigeva, noi siamo destinati a morire, questo è il destino che ci aspetta. Noi siamo destinati, non abbiamo futuro, ecco perché stiamo cominciando a dire una cosa, la Grecia è l'unica soluzione che ci rimane a questo punto. La Grecia è l'unica soluzione che ci rimane, anche perché quando parli con questi signori della politica vorremmo capire come si fa a non cercare noi giustizia sociale, perché quando c'è un pensionato qua che vive con 400 euro al mese, come si fa a dire che ancora oggi un deputato o un senatore a vita si piglia 100.000 euro al mese di pensione? Come si fa? Cioè, ma queste sono ingiustizie sociali così elementari che quello che ci meraviglia veramente è pensare solo che questi non ci stanno pensando. Questi pensano di poter mettere al popolo una cappa per dire voi dovete solo pagare e dare i soldi. Ma non esiste sta cosa. Noi a questo ci ribelliamo, vogliamo giustizia sociale. Giustizia sociale vuol dire che i nostri figli devono essere uguali ai figli di Monti o di Berlusconi o di Bersani. Questa è la giustizia sociale che vogliamo. Devono essere...